Iniziamo il festival con il tradizionale punto di Luca Mercalli, che è qua. Vabbè, un applauso a Luca Mercalli che sarà dietro il microfono. Grazie. Buonasera a tutti. Io parto subito con i dati perché il tempo è prezioso e abbiamo un bellissimo e importantissimo film da vedere di strettissima attualità, perché il film di questa sera, che parla di incendi, voi vedete la cronaca di questi giorni in California, eppure questo film è dell'anno scorso, di quello che è successo l'anno scorso. In un solo anno il film non sai più distinguere se riguarda un passato o un presente, quindi vedrete immagini anche drammatiche, però è quello che sta succedendo in modo sempre più accelerato. E quando noi facciamo il punto a un anno dal festival, questa sera vedrete qualche immagine in più, perché non è un anno, ma è un anno e 4 mesi. Ma vediamo subito l'indicatore più importante dei cambiamenti climatici, che è la quantità di CO2 nell'aria. Continua a crescere. Abbiamo raggiunto 417 parti per milione, questi sono dati globali, ovviamente non è che la responsabilità è italiana, l'Italia conta per il 2% sulla crescita di questa curva. Però quel valore lì, intanto vedete come si è già distanziato da quando è iniziato Cinema Ambiente. Nel 1998 avevamo 369 parti per milione nell'aria, ora siamo arrivati a 417, che è un numero massimo da quando si misura la CO2 nell'atmosfera in modo regolare, cioè dal 1958. Ma dagli ultimi dati che abbiamo ottenuto con l'analisi di resti fossili, addirittura ormai si può affermare che questo valore non ha eguali negli ultimi 23 milioni di anni, cioè l'abbiamo fatta grossa, ma veramente grossa, cioè siamo ormai abbiamo alterato la composizione dell'atmosfera terrestre su una scala geologica con una rapidità mai vista. Guardate dove siamo oggi con quei numerini, con quella stellina 2019, dove finiremo probabilmente nel 2050 e dove finiremo nel 2100. Cioè in un attimo noi abbiamo cambiato le carte in tavola del sistema climatico terrestre, ma l'abbiamo fatto su una scala che è superiore a quella dell'esistenza dell'uomo sulla Terra, perché Homo sapiens c'è soltanto da 200.000 anni, quindi anche le conseguenze che vedremo sono inedite per la nostra specie, ed è quello che più ci preoccupa. La temperatura continua a crescere, anche se il 2019 non è stato l'anno più caldo in assoluto, comunque è in terza posizione. Il clima non è un orologio, ci sono piccole fluttuazioni tra un anno e l'altro che sono dovute prevalentemente alle correnti oceaniche, però siamo sempre ai piani alti della nostra curva. Vedete i dati globali dal 1850 a oggi, le colonnine blu era il fresco ormai abbandonato del passato, le colonnine rosse sono il riscaldamento globale all'opera. Non sente, dov'è che devo puntare? Next, next, next. Se me lo mandate avanti voi, faccio più in fretta, bene. Allora, qui vedete la carta mondiale dell'anomalia di temperatura, zone rosse dove ha fatto più caldo della media, zone azzurre dove ha fatto un po' più fresco. Il fresco c'è stato in un pezzetto di Antartide, e nemmeno ovunque, perché come vedete una parte di Antartide è stata calda e un'altra fresca. E poi, per sfiga, è stato in America, e così ha foraggiato le battute di Trump. Dice, ma no, fa fresco, non è un problema, il riscaldamento globale no, non c'è. La California, come vedete, no, è già nell'area gialla, è una zona che ha risentito, la Florida anche, però gran parte degli Stati Uniti centrali effettivamente non hanno visto una particolare anomalia di temperatura. I colori bianchi vuol dire che siamo stati nella media. Questo ha un senso, perché dipende dove si manifesta di più il riscaldamento globale. Tutti se ne fregano di quello che è successo in Siberia, perché tanto là non c'è una politica che condiziona l'intero pianeta. L'America invece condiziona l'intero pianeta, quindi finché non farà abbastanza caldo a Washington, mi sa che le cose cambieranno poco. Invece a Torino il caldo c'è, e come? Anche il 2019 è stato un anno caldo, come vedete siamo anche qui il sesto
più caldo dal 1753, ma vedete che tutti i 10 più caldi sono tutti recenti, tutti dal 1996 in poi. Si può dire che Cinema Ambiente ha intercettato tutti gli anni più caldi della storia, cioè dopo il 1998. Sì. A livello italiano anche abbiamo avuto la classifica leggermente diversa, perché ci sono più dati, non è soltanto quello del Piemonte. Se eravamo sesti a Torino, quarti a livello nazionale. La curva, come vedete, è sempre più o meno la stessa. Il passato dal 1800 fino alla metà del 900 era fresco, e gli anni recenti invece manifestano chiaramente l'aumento della temperatura anche a casa nostra. I ghiacciai lo documentano in modo inequivocabile: più fa caldo, più perdiamo ghiaccio. Questo è il ghiacciaio Chardonnay nel Gran Paradiso, lo abbiamo misurato una decina di giorni fa, grazie a IREN, bisogna dirlo, perché visto che siamo in sede main sponsors, IREN sponsorizza anche le misure che da 30 anni facciamo su questo ghiacciaio, che è diventato una delle più lunghe serie al mondo di monitoraggio glaciale. È un piccolo ghiacciaio, sta molto male, quest'anno ha perso un po' meno della media, solo 80 centimetri, capirete, solo, certo, ne perdeva mediamente 1,30 m, perché ha perso un po' meno, perché giugno è stato fresco, è stato uno dei pochi mesi freschi nel nostro anno che abbiamo avuto davanti, gli altri, cioè dietro le spalle, e grazie a un giugno fresco la fusione ha rallentato un po'. Se avessimo avuto un giugno anche caldo, avremmo raggiunto il solito metro, metro e venti, metro e trenta. Non è cambiato granché, abbiamo solo rallentato un po' la perdita, e condannato a scomparire nei prossimi 30-40 anni questo ghiacciaio. Qui vedete il ghiacciaio del Rocciamelone. Rocciamelone lo si vede bene anche da Torino, al fondo delle nostre vie, quando guardate verso da Corso Francia verso la Val di Susa, il Rocciamelone si vede il suo versante che non ha ghiacciai, quello di Usseglio, quello di Susa, ma chi va sulla vetta può guardare invece verso la Francia, verso la Maurienne, dove si vede bene il ghiacciaio del Rocciamelone. Lo vedete in quella fotografia storica di Mario Gavinio del 1894, lo vedete poche settimane fa, è irriconoscibile, ha perso più di 50 metri di spessore, vedete gli asterischi sui punti di riferimento, e si è soprattutto frammentato ormai in tante placche. È un ghiacciaio sostanzialmente, anche questo, condannato a scomparire tra pochi decenni. Tutti i ghiacciai del mondo stanno battendo in ritirata, quindi i nostri sono semplicemente allineati alla media. Perdiamo anche un sacco di ghiaccio dalla Groenlandia e dall'Antartide, in particolare la Groenlandia. Ci sono pubblicazioni di lavori molto recenti, anche uno di oggi, che dicono che la Groenlandia è estremamente instabile, e se collassa la Groenlandia sono 7 metri di mare in più, da ricordarsene sempre, perché è una massa di ghiaccio su terra, quindi non galleggiante, e tutto il ghiaccio che dalla Groenlandia finisce in mare fa crescere il livello oceanico. Livello oceanico che continua ad aumentare, e lo vedete qui. Attualmente la crescita dei mari è di 3,4 mm all'anno, dati misurati da satellite. Quindi vedete che siamo dentro il riscaldamento globale e i suoi effetti, non è un qualcosa che arriverà, di cui parliamo al futuro, è qualcosa nel quale purtroppo siamo già inseriti, e possiamo soltanto cercare di rallentare questa tendenza al fine di ridurre i danni per le generazioni future, ma non possiamo più tornare indietro. Bisogna sempre ricordarsi di questi numeri, perché sono il risultato della nostra inerzia e della nostra scarsa efficacia delle azioni degli anni precedenti. Se avessimo cominciato 40 anni fa, forse non saremmo in questa situazione. Sarebbe bastato già intervenire in modo più concreto e incisivo nel 1998, quando i primi film di Cinema Ambiente denunciavano queste cose. Non l'abbiamo fatto, abbiamo perso altri 23 anni, e adesso il gioco si fa sempre più duro. Anche quest'estate abbiamo perso un sacco di ghiaccio di banchisa nell'Oceano Artico, se ne parla poco perché nuovamente sono luoghi disabitati, dove non c'è la politica frizzante di New York, di Berlino, insomma sono luoghi lontani e quindi non fanno notizia. Eppure è stato il secondo anno della storia con la minor estensione di ghiaccio di banchisa.
se mi arriva la prossima immagine lo vedete, vedete la linea rossa più bassa è stato l'anno peggiore, qui sono contenuti tutti i monitoraggi fatti da satellite sull'estensione del ghiaccio di banchisa dell'Oceano Artico. La linea tratteggiata rossa è stata la peggior annata, che è stata il 2012, e immediatamente vicino la linea azzurra col pallino rosso che vedete lì è il dato di quest'anno, quindi siamo in seconda posizione per la minor estensione in assoluto del ghiaccio. Intanto, come vedete, cerchiamo anche di raccogliere i risultati di quello che stiamo facendo, che da un punto di vista delle azioni volontarie non ci sono. Non si vede alcun effetto di tutte le politiche internazionali sul clima. E l'unico effetto che si vede, cioè l'abbassamento repentino prima del pallino rosso, è stato proprio il confinamento sanitario che abbiamo tutti vissuto in modo così inedito, così brutale, dai primi giorni di marzo in poi, e che poi si è diffuso in varie altre nazioni del mondo. È stato solo quello in grado di far scendere un po' le emissioni, di quanto? Dell'8%. Non è neanche tanto, ma purtroppo si è trattato di un fenomeno, purtroppo dal mio punto di vista, si è trattato di un fenomeno temporaneo. Non è che dobbiamo desiderare che la pandemia si mantenga, vada via prima possibile, però ci dà una lezione importante, ci fa capire che se vogliamo arrivare a una cura del sistema ambientale terrestre, bisogna fare azioni dello stesso tenore di quelle che abbiamo fatto in questi mesi. Cioè l'ambiente ormai non si cura con le aspirine, si cura con l'intervento chirurgico massiccio, in anestesia totale. Di questo bisogna convincerci, e lo dico anche per gli amministratori politici che sono in sala. L'ambiente non si cura più oggi con le parole. Bisogna passare ai fatti, ma fatti misurabili a decine di milioni di tonnellate. Spesso c'è un ambientalismo fatto di dichiarazioni oppure di piccoli gesti. Ecco, non si può più risolvere il problema ambientale con i piccoli gesti. Adesso il ritardo che abbiamo preso richiede grandi gesti. Vedremo, alcune cose le abbiamo imparate e secondo me potremo portarcele dietro, come il telelavoro. Il telelavoro, se ben gestito con le sue nuove regole, eviterà milioni di auto che si muovono sulle tangenziali al mattino, eviterà molti voli aerei inutili e forse ci può permettere di raggiungere quell'8% strutturale. Cioè lo stesso IPCC, le Nazioni Unite, hanno pubblicato l'altro ieri un lavoro dove hanno detto: se si vuole raggiungere il livello di riduzione delle emissioni richiesto dall'accordo di Parigi, bisognerebbe avere l'8% all'anno, tutti gli anni, per sempre. Sostanzialmente un livello che riguarda la riduzione dei trasporti, dei consumi e dall'altro lato ovviamente il passaggio alle energie rinnovabili. Vedremo se saremo capaci almeno in parte di recepire questa lezione, altrimenti quella curva lì è destinata a salire nuovamente. Vorrei passare alla prossima, ma ecco, non ci riesco. Vedete qui che infatti quest'anno l'overshoot day, il giorno dove si sono consumate tutte le risorse della Terra e si va in debito, è una delle poche volte che ha recuperato un pochino, cioè è stato ritardato invece che anticiparsi. Normalmente cadeva alla fine di luglio e quest'anno invece siamo tornati al 22 di agosto. Bene, è un risultato di cui siamo tutti contenti, ma nuovamente temporaneo. Se tutto tornerà come prima, non servirà. Intanto la popolazione mondiale continua a salire. Quest'anno siamo arrivati a 7,8 miliardi di abitanti. Ne abbiamo aggiunti quasi due soltanto nel periodo di cinema ambiente, 2 miliardi di persone in più su questa terra. Tema scomodo, molti film ogni tanto l'hanno trattato, ma non vogliamo recepirlo. Cioè, meglio alla fine essere un po' di meno su questo pianeta, ma stare tutti bene, che essere sempre di più e stare qualcuno molto bene, sempre di meno, e la maggioranza molto male, cioè i circa 1 miliardo di persone che non mangia e quelli che non hanno nemmeno l'acqua corrente, l'acqua potabile che ci dà Smart, non hanno la depurazione, non hanno un bel niente di niente. Quindi il tema del stabilizzare quella curva è importante, si stabilizza con la cultura ovviamente, mica con metodi nazisti. La cultura è la prima cosa che serve a far diminuire la natalità in quei paesi dove è fuori controllo.
si continuano a fare le conferenze internazionali per raggiungere questi obiettivi, una gran montagna di parole, è vero, sforzi encomiabili. La conferenza che c'è stata nel 2019 era stata spostata dal Cile a Madrid per effetto dei tumulti che si erano sviluppati a Santiago. Allora, per mantenerlo in un paese di lingua spagnola, dal Cile è stata portata a Madrid. Si è deciso poco o nulla, si è rimandato tutto, era in novembre del 2019, si è rimandato tutto a Glasgow 2020, cioè doveva essere decisa l'applicazione dell'accordo di Parigi fra un mese, ma Covid ha spostato tutto e lì hanno preso subito la palla al balzo. Mentre Cinema Ambiente ha fatto tutti i suoi sforzi e siamo tutti qui stasera con le dovute precauzioni, invece i delegati delle Nazioni Unite per mettere in atto l'accordo di Parigi hanno detto no, troppa paura, spostiamo al 2021, così perderemo un altro anno nella entrata in vigore dei provvedimenti per ridurre le emissioni. Poi adesso c'è la scusa dell'economia, l'economia uberalles, bisogna salvaguardare prima l'economia e poi vedremo se rimane qualcosa anche per il clima. Questi ritardi poi li pagheremo tutti, esattamente come abbiamo pagato i ritardi del lockdown. Ogni giorno di ritardo nel lockdown è costato 1000 morti nella fase più terribile della nostra epidemia nazionale. Bisognerebbe tenerlo presente, perché poi tra l'altro per il clima i danni sono giganteschi e irreversibili. È stato anche un anno di scioperi del clima, ricordo quello dello scorso settembre, tanti ragazzi, tanti giovani in piazza, bene, tra l'altro il 9 di ottobre, la prossima venerdì, scendono in piazza di nuovo con le precauzioni i nostri studenti in tutto il mondo per chiedere maggiore attenzione. Però qui gli anni passano, uno sciopero ogni 6 mesi, ma i risultati non si vedono. Nel frattempo la scienza continua a sfornare i suoi rapporti pieni di numeri che parlano chiaro. Questi sono i due rapporti della IPCC usciti nel 2019. Uno di questi, quello di destra, riguarda ghiaccio e oceani, e guardate il risultato, questo non è catastrofismo, questa è scienza. Guardate la linea rossa, se non si fa niente, quei 3,4 mm di aumento dei mari che già c'è oggi, porterà a fine secolo a 1 metro. Addio Venezia, ciao! E entro i prossimi 2 secoli, ma sono i secoli dove vivranno i nostri nipoti, a 5 metri di mare in più. Ciao New York, ciao Tokyo, ciao Shanghai, ciao Rovigo, cioè qui stiamo cambiando la geografia del pianeta. E muoveremo ovviamente miliardi di persone, perché l'acqua che cambierà la geografia sposterà i popoli per forza, quindi aumentando anche il problema geopolitico. La buona notizia è la linea blu, cioè se si applica in fretta l'accordo di Parigi e si fanno delle cose pari a quelle che abbiamo fatto nel lockdown, di riduzione di quell'8% ma continuo, forse riusciamo a bloccare l'aumento del livello dei mari a circa 0,5 metro a fine secolo e poi a mantenerlo tale, e sarebbe una gran bella cosa per chi verrà dopo, perché non dovrà smontare del tutto le città costiere e ricostruirle altrove, che non è molto facile. Abbiamo avuto anche un'annata con dei record di temperatura europei, in particolare in Francia, dove a fine giugno 46 gradi in Provenza, sono andati arrosti i vigneti, il vino si è fatto il passito già a giugno, e il risultato poi è stato l'ondata di calore anche inedita a Parigi, vedete 42,6 gradi, la più alta temperatura della storia di Parigi. Alluvioni ce ne sono state ovunque, vi cito soltanto quelle nostrane. Nello scorso novembre, vi ricorderete, il viadotto della Torino-Savona che crolla fortunatamente mentre non passava nessuno, con 500 mm. E pochi giorni dopo, il 12 di novembre, la gigantesca acqua alta di Venezia, che ha portato il secondo valore più elevato nella storia delle acque alte veneziane, ma dal grafico vedete l'enorme accelerazione di frequenza, cioè oggi abbiamo 10 volte più acque alte critiche a Venezia di quante ne avevamo prima del 1950. E questo è dovuto al fatto che un po' Venezia sprofonda, e quello è la geologia, ma l'altra parte è dovuta al fatto che l'Adriatico sale per via di quei 3 mm di mare in più che si aggiungono a causa della fusione dei grandi ghiacciai della Groenlandia e dell'Antartide per l'espansione termica delle acque. Quindi Venezia è veramente a casa nostra un po' il campanello d'allarme di quello che vedremo un po' per tutti. Abbiamo avuto un inverno mitissimo, guardate in particolare la Siberia con
con anche 7-8 gradi in più della media, valori spaventosamente elevati. Anche da noi c'è il colore rosso perché l'inverno che abbiamo vissuto è stato veramente uno dei più caldi della nostra storia. A fine febbraio, vedete, avevamo già le magnolie fiorite qui nei nostri viali torinesi. Poi dopo è arrivata la pandemia e l'attenzione è stata tutta rubata da SARS-CoV-2, ma in realtà il clima ne stava facendo vedere delle belle. A giugno abbiamo toccato i 38 gradi oltre il circolo polare artico a Verkhoyansk, anche questo un dato assolutamente inedito e preoccupante. E abbiamo quasi finito. È stato un anno anche di temperature massime mondiali, 54,4 gradi nella Valle della Morte poche settimane fa, e tenete presente che questa è in corso di verifica, ma dovrebbe essere la temperatura più elevata nella storia di tutto il pianeta da quando si fanno misure meteorologiche affidabili. Ciò che non è stato colto da questo dato è proprio nell'informazione. I film di cinema ambiente colgono sempre benissimo gli allarmi ambientali e li mettono nella giusta prospettiva. I 54 gradi della Valle della Morte sono stati colti come una notizia di costume, facendo vedere la gente con l'infradito che scendeva dall'autobus con l'aria condizionata, andava davanti al termometro, si faceva un selfie e poi risaliva sull'autobus e andava tranquillamente al resort a prendersi un martini col ghiaccio. Cioè, c'è qualcosa di disconnesso nei cervelli delle persone. Questo ti dice: attento, stai per andare arrosto, e tu ti fai il selfie col martini. Vabbè, trascuro scenari di migrazione di popoli perché non ho parlato. Avete anche visto, abbiamo avuto le due crisi del ghiacciaio di Plan-Pensieu a Courmayeur, giusto perché sono notizie di cronaca qua vicino a noi. Si è verificato prima nel settembre del 2019 e poi anche nell'agosto scorso, con tutti i problemi turistici di queste zone. Gli incendi, grandi crisi di incendi ci sono state in Siberia, in California l'anno scorso, a cui si riferisce il film che vedremo, in California adesso, e la grande crisi degli incendi australiani dello scorso dicembre. Non si vede, ma fa niente. 10 milioni di ettari bruciati in Australia, cioè un terzo della superficie italiana. Non abbiamo mai avuto, se non una volta, così tanti uragani nell'Oceano Atlantico. C'è una lista di nomi compilata dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale per battezzare gli uragani, quest'anno si è esaurita, si è arrivati alla Z e si è dovuto ricorrere ai nomi con le lettere greche, quindi l'uragano Alfa, l'uragano Beta, per andare avanti nella nomenclatura, perché erano finiti Sally, Paulette, eccetera. Abbiamo avuto anche pochi giorni fa la neve fuori stagione. Le nostre Alpi si sono imbiancate fino a 1500 metri, qui siamo in Valle di Susa, a 22-23 di settembre. Avete visto la neve sui prati verdi, e questo ha fatto gridare a tutti: mai visto un settembre così freddo. Anche un altro modo di fare informazione climatica scorretta, perché i titoli sui giornali erano: mai visto un settembre così freddo, dov'è il riscaldamento globale? Bene, è vero che accade una volta ogni 50 anni di avere una puntata fredda così a fine di settembre, ma è durata due giorni avanti, ed è anche l'ultima, penultima, è durata due giorni e non cancella i 25 giorni precedenti, perché settembre fino a quella gelata era il più caldo della nostra storia. Poi questo ha abbassato un po' la media, rimane pur sempre tra i primi 10 in Italia. Quindi, nonostante tre giorni di freddo, pesa molto di più il caldo che abbiamo vissuto prima e che è quello che ci ha consumato i ghiacciai. Ed è stato anche l'anno dove io ho reagito al riscaldamento globale trasferendomi a 1650 metri. Io questi dati di studio li conosco, mi sto portando avanti col lavoro. Grazie, buon film.